Buongiorno, in una lingua che non so più dire, oggi vi accoglie con la 18ª puntata. Gli ultimi tre incontri si sono fondati sull'onomastica, diciamo, abbiamo dato una piccola lezione sull'antroponomastica, sulla toponomastica e sulla onomastica comunitaria. E abbiamo parlato di caucciolara, cioè chi produce appunto carciofi, abbiamo parlato anche di cognomi che hanno a che fare con cibi tipici, per esempio Buccellato. Quindi qualche volta è venuto fuori l'elemento alimentare. Allora, l'alimentazione, che è l'argomento di cui vi accennerò oggi, è stato uno degli ambiti di lavoro e di ricerca più diciamo, sondati dal centro di studi all'interno della raccolta sul campo, quindi delle indagini dell'Atlante linguistico della Sicilia, che è una grande opera geolinguistica portata avanti da Giovanni Ruffino, con diciamo, le tre università siciliane, quindi con Palermo, Catania e Messina. E proprio l'ambito alimentare è stato quello che ha riservato una ricchezza di elementi linguistici, ma anche ergologici, etnodialettali, davvero sorprendente. Perché in qualche modo, quando scendemmo sul campo di indagine, diciamo selezionando alcuni punti, circa una settantina di centri siciliani per diciamo, portare avanti un questionario che era già molto ricco, non immaginavamo che sarebbe stato poco ricco rispetto a quanto c'era ancora da sondare nel territorio. Ed è stato anche l'ambito in cui non soltanto ci sono state maggiori soddisfazioni, ma anche abbiamo potuto registrare più vitalità, cioè tra le tante pratiche della cultura materiale che oggi sono totalmente desuete, quindi penso ai mestieri contadini, penso quindi all'agricoltura tradizionale, ai mestieri artigiani o all'allevamento. Ecco, o anche a tutto quanto il patrimonio dell'oralità. Abbiamo fatto dei sondaggi, per esempio, sulle ninna nanne, sulle filastrocche, sui conti. Questo ormai è un patrimonio molto sfilacciato sul territorio, non consente di fare delle mappature linguistiche complete della Sicilia, perché si trovano in maniera un po', come dire, rapsodica, cioè bisogna avere un po' la fortuna di trovare l'anziano che conosce, che sa raccontare, che ricorda. Viceversa, sull'alimentazione è stato più semplice anche trovare informatori, perché in qualche modo l'alimentazione continua a costituire lo zoccolo duro, diciamo, della nostra identità regionale. È molto spesso questo zoccolo duro ancora continua a parlare in dialetto, per cui è stato possibile anche raccogliere molti etnotesti, per esempio legati, non so, alle procedure della panificazione, come si fa il forno, come si riscalda, eccetera, come si produce o crescente o levatina. Quindi su questo genere di argomenti abbiamo avuto più successo. Ecco, il campo è stato più ricco. Ma vi dicevo, abbiamo trovato anche più di quanto non immaginassimo. In che senso? Nel senso che se si pongono delle domande sulle caponate, diciamo, grosso modo in qualunque centro si parla. Poi esistono delle varianti sulle caponate, per cui c'è chi mette la melanzana con la buccia, chi invece la sbuccia, chi mette il peperone e chi non lo mette affatto. Quindi ci sono delle varianti sul campo, però non incidono, per esempio, nella denominazione del piatto, che in genere è o caponata o caponatina. Quindi non ci sono delle varianti dal punto di vista linguistico sul territorio. Abbiamo trovato delle cose interessanti. Una ve la voglio raccontare e riguarda, per esempio, il cioccolato di Modica. Noi facemmo un primo sopralluogo a Modica, che riguarda intorno al 1990, mamma mia quanto tempo è passato, 92-93. Cominciammo a fare delle indagini, poi nel 97 ne facemmo altre.
e poi se ne sono fatte altre ancora intorno al 2007. E la prima domanda ampia che viene fatta in tutti quanti i centri è qual è il piatto tipico, non so che mangiate nel suo paese. E quindi è una domanda molto lasca, molto ampia, in cui poi magari si trovano degli elementi e poi si parte con un questionario un po' più dettagliato. E a Modica, per esempio, sia diciamo, negli anni 90 che all'inizio che alla fine, ci venne detto sempre Macco. E questo confermava quanto vi ho detto nella puntata precedente, cioè che gli abitanti di Modica venissero riconosciuti anche dai paesi vicini come mangiamacco, quindi mangiatori di fave che vengono poi messe a bollire sino a quando non diventano una purea. E nel 2007, poi nel 2009, poi andammo ancora nel 2011, invece in questa domanda ampia ci venne detto il cioccolato. O cioccolato, e questa cosa ci stupì perché noi non ci aspettavamo questa risposta. Che cosa era successo nel frattempo? Che effettivamente un antico uso esistente a Modica, ma non così diffuso ovviamente come il macco, che è diciamo un cibo popolare, un cibo della cucina povera, è il cioccolato, che invece era un cibo e anche una bevanda delle classi più benestanti e nobili. Aveva cominciato a dialogare, diciamo, con il territorio, anche dal punto di vista del marketing, dal punto di vista della visibilità, al punto che appunto questo cibo non così diffuso, cominciò a essere sentito come identità. Quindi anche qui nel gioco della rappresentazione delle comunità, della rappresentazione esterna delle comunità, entrano in ballo elementi che hanno a che fare con gli sguardi o hanno a che fare anche con il modo con cui ci si vuole proporre. Certo, è più elegante proporsi come la città del cioccolato che non come la città del macco. Ma in effetti entrambi questi due alimenti erano presenti sul territorio, soltanto che uno non aveva, come dire, assunto quella quotidianità, quella diffusione tale, per esempio, da essere elevato a blasone popolare o soprannome comunitario. Quindi, ecco, quando si va sul campo, magari si trovano elementi nuovi, anche perché è tutto quanto, tutto ciò che ha a che fare con le culture popolari è sempre dinamico, e d'altra parte, se non fosse dinamico, vuol dire che quel popolo non produce più cultura di nessun genere, neanche di tipo agricolo, commerciale, né di altro tipo. Da altre parti, invece, vennero fuori, per esempio, dei cibi che non ci aspettavamo affatto, e fu il caso, per esempio, del couscous. Anche lì, diciamo, un certo tipo di marketing ha fatto vedere soltanto in San Vito Lo Capo, per così dire, il centro votato a questo genere di pietanza, ma in realtà l'area del couscous è molto più ampia rispetto a quella delle sagre o delle feste, ed è collocabile sicuramente nella Sicilia occidentale, diciamo estremo occidentale. Anche qui il nome è sempre lo stesso, ma al limite può essere Cuscus, Cuscusù, ma insomma il nome non ha una variabilità lessicale. È una parola araba, viene da couscous, però è un arabismo di origine berbera ed è probabilmente legato però più che alla presenza araba, alla presenza ebraica in Sicilia. Vi dicevo però che questo couscous, appunto, non è soltanto presente come semolino di grana grossa che poi viene messo, diciamo, a cuocere al vapore, eccetera, eccetera, con la procedura che conosciamo. Non ha soltanto a che fare con la Sicilia occidentale, ma ha a che fare anche con la Sicilia orientale, perché attorno ad Acireale, per esempio, abbiamo trovato degli elementi che avevano a che fare con, appunto con questo piatto che territorialmente noi abbiamo attribuito soltanto all'area appunto all'area estremo occidentale e trapanese. Anche a Catania, magari c'è qualcuno che dice non è cosa vostra, non è cosa nostra, è cosa vostra, però in realtà scopriamo che invece esistevano addirittura delle ditte che producevano il couscous in quell'area. E
che questi due estremi, diciamo, dell'isola effettivamente abbiano consumato, uno ancora in sincronia e l'altro probabilmente soltanto storicamente, il couscous, ci viene anche da un altro elemento, cioè dal fatto che abbiamo trovato a Resuttano, per esempio, quindi in piena area centrale, e quindi sarebbe come dire l'anello di congiunzione, la forma cuscu. Quindi questa parola cuscu è presente nel nostro questionario come risposta. Non per indicare il couscous, bensì per indicare un formato di pasta, quelli che sarebbero i corallini, senza foro, quindi una pasta piccola che si cucinava normalmente in brodo. Ora, la presenza lessicale di questa parola couscous a Resuttano ci fa capire che l'area del couscous come referente dovesse essere più ampia, dopodiché è rimasto, diciamo, un uso soltanto nella Sicilia estremo occidentale, è rimasta quest'unica parola, come dire, residuale, questa spia del tempo che fu nella Sicilia interna, e poi è stata commercializzata in tempi anche più recenti in area orientale. Ma che cosa si scopre? Che il couscous non è normalmente a base di pesce in quest'area, ma è spesso anch'esso, come tutti quanti i piatti poi poveri, è a base di tutto ciò che si trova sul territorio. Per esempio, ad Alcamo ci dicevano: couscous, una volta ci riciamo, si faceva con farro, quindi innanzitutto si faceva con un grano antico che era appunto il farro, ma dopodiché si condiva con quello che c'era e potevano essere lumache, come potevano essere verdure semplici, come poteva essere carne di pollo, come poteva essere appunto pesce, però pesciolini per esempio da brodo, diciamo che restavano residui per esempio che restavano nelle reti di pesca. Per passare ad un'altra pietanza, e con questa magari concludo, che ci ha veramente sorpresi, una pietanza incredibile è stata la farinata. Allora, noi, ecco, quando immaginiamo, a proposito di soprannomi complessivi anche nazionali, quando pensiamo alle popolazioni settentrionali, le apostrofiamo con polentoni. Polentoni vuol dire semplicemente appunto che mangiano polenta, esattamente come gli emigrati italiani all'estero sono conosciuti come mangiaspaghetti o maccaruna. Quindi anche qui, come vedete, in queste denominazioni soprannominali entra in ballo il cibo ritenuto di consumo maggiore da parte di quella popolazione. Nel caso dei siciliani, certo, nessuno ci ha mai chiamato polentoni, nessuno ha mai neanche pensato che si consumassero le polente in Sicilia. Invece, sezione in cui noi ponemmo questa domanda, cioè se si consumasse la farina semplicemente bollita e ripassata in un brodo di cottura di verdure, ha riservato le sorprese più incredibili. Perché non soltanto le farinate in Sicilia sono molto presenti, ma addirittura nell'area estremo nord orientale, quindi nel messinese, queste farinate si chiamano proprio pulenta, cioè si chiamano con il nome con cui noi chiamiamo i polentoni, e d'altra parte è un latinismo, deriva da pultes, quindi la base è un normale latinismo. E in quel lato della Sicilia queste farinate vengono prodotte con per esempio la farina di castagne, oppure proprio con la farina di mais, quindi abbiamo pulenta di grano d'India, per esempio, oppure pulenta di castagne. Quindi troviamo due tipi di polenta con due tipi di farine diverse, una delle quali è proprio identica a quella delle polente dell'Italia settentrionale. Ricordiamoci che in quell'area del Messinese noi abbiamo Novara di Sicilia, Mandanici, abbiamo San Fratello, cioè una serie di centri gallo-italici, questo non lo dobbiamo dimenticare, quindi di provenienza proprio piemontese e ligure e dunque settentrionale. Ma tutto il resto della Sicilia conosce miriadi di tipi di polente, e spesso fatte con
farine diverse. Quindi la farina di grano, diciamo, è la più frequente. Lì abbiamo nomi come frascatula, per esempio, o frascuatula, o frascatuli al plurale, ed è per esempio come si dice qui a Caltanissetta da me. Ma abbiamo anche farro, o ancora farinata, come si dice nelle Madonie, o simulata, sempre nelle Madonie. O abbiamo invece altre forme, come ad esempio cicirotta o cigiotta, che sta a indicare invece una farinata prodotta con la farina di ceci. Altro genere di farinate sono prodotte addirittura con le cicerchie, è quello che succede per esempio a Licodia Eubea, dove si produce la patacò. Questo è un altro nome che, come vedete, invece, ecco, a differenza di couscous, di caponatina o di cioccolato, che non presentano una ricchezza dal punto di vista geosinonimico in Sicilia, le farinate invece ci hanno aperto un mondo. Un mondo perché, per esempio, una parola come patacò ha alla base pat, che è la stessa parola italiana pattume, ma che è la stessa parola del ligure patunga, che vuol dire proprio farinata di ceci. A Licodia Eubea invece però si produce con le cicerchie, come vi dicevo. Così come le cicerchie a volte entrano anche dalle parti di Nicosia, di Traina, dove spesso si usano delle farine mescolate, non si usa un solo tipo di farina, quindi anche farina di piselli, di fave, eccetera. Sicuramente, per esempio, una forma come pitirri, che invece troviamo ad esempio a Sutera, e invece ci dice un'altra cosa, cioè che per fare queste farinate si ricorreva addirittura allo scarto della farina, cioè la pituris, cioè la crusca. Pituris è invece una parola greco-bizantina, e dunque in qualche modo già era un piatto povero che tra l'altro si produceva con uno scarto. E dunque anche lì abbiamo un elemento importante dal punto di vista della stratigrafia lessicale, ma anche dal punto di vista della referenza materiale, perché scopriamo attraverso il nome, dato che spesso le parole sono le cose, che questo piatto appunto apparteneva comunque ad una possibilità di spesa minima. Ma questo lo capiamo anche dai condimenti, perché molto spesso, diciamo, in questi brodi in cui si cucina la farina mettendola a pugnetti e diciamo, girando lentamente, si mettono delle erbe selvatiche, quindi erbe di campo come la cicoria, come il finocchietto, come la tenerume, come la borragine, non so, insomma, quello un po' che si trova in giro. Poi si condisce con olio e si mangia, a differenza della polenta, si mangia sotto forma di minestra, quindi un po' diluita. Affinché questa diluizione risulti perfetta, serve appunto proceduralmente, come ci hanno raccontato le signore che ancora facevano e consumavano appunto questo tipo di farinata, si doveva porre lentamente ma mescolare velocemente, tant'è che per esempio in area diciamo calatina, ma anche a Mazzarino, oltre che a Caltagirone, questa farinata si chiama mentarrimina e il nome è trasparente, cioè metti e mescola. Quindi il nome in qualche modo è la traduzione della procedura stessa che sta alla base di questo piatto. Piatto che tra l'altro ci è stato raccontato dai nostri informatori, è un piatto che si faceva spesso in tempo di guerra. Perché? Perché a differenza del pane e della pasta, che sono in ogni caso delle elaborazioni con una manipolazione successiva della farina, non richiedeva appunto nessuna manipolazione, per cui si passava dal grano molito direttamente alla pentola e dunque si poteva dare da mangiare alla famiglia in maniera rapida, in maniera comunque completa, perché c'erano i carboidrati appunto assicurati dai diversi tipi di farine o anche dei legumi, c'erano le verdure e alla fine c'era il filo d'olio che diciamo impreziosiva, arricchiva anche il gusto di questo cibo molto, molto semplice, ma molto nutriente e molto diffuso. Chi l'avrebbe mai detto? Arrivederci a tutti quanti.